Dall'Africa al Brasile. Acqua piana, terra piatta. Preambolo. Cristoforo Colombo salpò da Palos il 3 agosto 1492. L'11 agosto si fermò alle Canarie per quasi un mese per poi riprendere il viaggio solo il 6 settembre, navigando quasi in linea retta un po' più a nord del Tropico del Cancro. Dopo 36 giorni di tranquilla navigazione, il 12 ottobre, Colombo sbarcò su un'isoletta dell'arcipelago delle Bahamas che chiamò San Salvador. La distanza dalle Canarie a San Salvador è di 5.700 km. Forse, dico forse, si era spostato fino alle Canarie perché sapeva che esisteva un passaggio più corto di quello che ha intrapreso. Ecco il motivo per cui vi mostro un'altra mappa interessante dal titolo Mappa della parte dell'oceano verso l'equatore tra le coste dell'Africa e dell'America, redatta da Philippe Bauch per l'Accademia Reale delle Scienze, autenticata a Parigi l'8 settembre 1737. Trovate il link della pagina nella descrizione del video. Sanno che la Terra è piana da centinaia, probabilmente da migliaia di anni. Questa è una prova scioccante, visto che hanno queste mappe da centinaia di anni e le stanno attivamente nascondendo. Quella che vedete è la mappa del viaggio fatto tra l'Africa, dal Capo Tagrin del Sierra Leone, attraverso l'intero oceano fino al Brasile, in un punto molto vicino a quello che oggi si chiama Natal. E quella qui sopra è la sezione di come hanno mappato il fondale. La mappa è stata realizzata ovviamente prima del 1737 e mi sono chiesto come facevano a mappare i fondali. Non ho trovato molto sulla tecnica di come facevano, se non che uno dei primi casi registrati di utilizzo del suono per la navigazione subacquea è stato l'uso di un cavo sonda. Cerca cerca, trova trova, ho scovato un estratto di questo documento, trovate sempre il link nella descrizione. Antichi pesi sonda, un contributo alla storia della navigazione nel Mediterraneo. Fanno riferimento all'anno 59-60 d.C., dove i marinai facevano scendere una corda appesantita con un peso di piombo attaccato all'estremità. Ascoltando il suono che faceva quando colpiva il fondale marino, erano in grado di stimare la profondità dell'acqua e la natura del fondale marino. Con Google Map ho voluto misurare la distanza, ovviamente ho scelto due punti dal Capo Tagrin a Natal in modo da arrotondare questa distanza a 2.900 km. Quella che vediamo qui è la sezione che mostra i fondali marini fra l'Africa e il Brasile. Quello che si vede riferito a quel periodo storico è da Capo Tagrin in Africa, dove hanno illustrato i fondali con le isole che hanno incontrato lungo la rotta. Inoltre hanno rilevato quei suoni in molteplici punti e hanno fatto questi rilevamenti anche lungo le scoscese pareti con le diverse profondità. La mappa indica una linea piana che va dall'Africa al Rio Grande in Brasile. Praticamente sono stati in grado di misurare le diverse profondità, ma tutto è perfettamente piano per l'intero percorso, 2.900 km senza alcuna curvatura. E rispetto alla rotta scelta da Cristoforo Colombo, è quasi la metà. È più corta di 2.800 km. Questo ci fa capire che in 200 anni dopo la scoperta delle Americhe sono stati in grado di conoscere le distanze dalle coste africane alle coste del Sud America, perché questo tratto è il più breve fra i due continenti. Perché hanno fatto questa mappa così precisa con le misure dei fondali? Semplice. Siamo a metà del 1700 e per deportare di oltre 11 milioni di africani tra il XVI e il XIX secolo avranno usato questa mappa, infatti la rotta si chiamava il passaggio di mezzo. Ma se erano veramente così precisi con tutti questi dettagli, su una sezione trasversale, anche se non perfettamente, avrebbero disegnato una curva, non un piano. È elementare per chiunque che a quei tempi aveva la possibilità di fare una sezione così accurata come hanno dimostrato di saper fare. Nel 1747 i navigatori come facevano ad orientarsi senza Google, visto che non c'erano i satelliti, senza nemmeno l'Oran, senza radio, solo con bussole sestante? Erano dei grandi studiosi del cielo, meglio, delle stelle, che sono immobili nella loro posizione da migliaia di anni. Ora viviamo in una società dove siamo solo succubi di monitor e device e senza quelli sappiamo a malapena come tornare a casa nel momento che si guasta l'elettronica
della nostra super moderna autovettura. Vi rammento il secondo canale YouTube, il prezioso indice alfabetico, il libro Il Risveglio e Canal 104 Plus Telegram. Grazie di aver guardato.